strumenti sociali, Twitter, Facebook, sono ormai definiti e compresi come sistema per la promozione di idee, di informazione e comunicazione. Chiaramente il punto non è sapere che sono importanti, ma è come usarli e con quali obiettivi. Probabilmente stiamo superando la fase nella quale si fanno dei facili conteggi del risultato della promozione usando i tweet. Non basta più dire ho tanti follower e quant'altro, quanto ci interessa capire qualitativamente quanto passa il messaggio. Questo dal punto di vista della misurazione resta molto complicato, ma sta diventando molto più chiaro come farlo. Quindi fondamentalmente smettendo di mandare dei piccoli messaggini da ufficio stampa, smettendo di fare i simpatici dicendo oggi vado al cinema, ma cercando la modalità con la quale targetizzare o comunque rivolgere il nostro messaggio proprio alle persone giuste. Quella che oggi è stata State of the Net è stata raccontata da Vincenzo Cosenza, cioè la grande successo degli hashtag, è un segno del fatto che stiamo cominciando a comprendere questo fatto di tagliare i messaggi in modo che vengano trovati dalle persone che li stanno cercando. Non è la fine della storia, perché dobbiamo imparare a capire qual è l'effetto di quello che abbiamo fatto, e da questo punto di vista ci sono veramente molti esempi. Si cita, e credo che sia inevitabile citare, la campagna di Obama, dove per ogni singola persona che era coinvolta nella promozione del movimento che doveva sostenere Obama c'erano dei modi per misurarne il comportamento, sapere come si spostava, dove andava, quali scelte faceva quotidianamente. Questa è una lunga storia, è la storia che abbiamo davanti.